La Fennec, Edwige Fennec, il ritorno, scusate, torna al cinema per pupi avverti, ma Edwige Fennec dice: sono timida e adoro portare i miei nipoti allo zoo. Amore allegro, Francesco Totti e Noemi Bocchi appaiono divertiti. Durante una gita a Terracina, il loro amore è sempre più solito. Spifferi reali, dolcissimo caro. Sua maestà diventa il re del cioccolato. Il re di cioccolato, scusate. Tra gli omaggi al sovrano c'è un busto al fondente di 23 kg. Poi la metamorfosi di Meghan, il figlio di Camilla difende mamma e il mistero di tre bambole gonfiabili. Meghan, duchessa del Sussex. Elisabetta tra i bisnipotini. Buckingham Palace fatto tutto di Lego. Fatto con il Lego. Carlo in versione dolciume. A cura di Ilaria Grillini. Carlo III verrà incoronato anche nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo, dove riceverà gli onori di Scozia, ovvero la corona, lo scettro e la spada che simboleggiano il regno delle Highlands. Questa seconda cerimonia, di cui non si ha ancora una data, viene organizzata proprio in questi giorni. Non parteciperà nessuna delle due incoronazioni. Questo ormai lo sappiamo, ma Meghan, 41 anni, è comunque ricomparsa in pubblico per sostenere l'amico fotografo Misen Harriman. Durante una sua conferenza, la duchessa è apparsa in un video con un look nuovo, cappello lunghissimo liscio, con riga nel mezzo. Tubino rosa, cipria e forse qualche ritocchino alle zigomi. Tom Parker Bowl, figlio della regina Camilla, ha deciso di non rimanere in silenzio dopo le accuse che il principe Harry ha rivolto a sua madre nel libro Spare. E seppure senza citarlo, ha dichiarato: non mi interessa quello che dice qualcuno, mia madre ha sposato la persona che amava, questo è quanto è accaduto. Questo è tutto. E sull'incoronazione ha aggiunto: penso che chiunque sarebbe ansioso in un'occasione di tale importanza in termini storici. E sì, credo che sarei terrorizzato se dovessi camminare indossando abiti antichi. Mia madre ha 75 anni, è difficile farlo. Ma non si è mai lamentato. Una foto inedita scattata da Kate, principessa del Galles, è stata resa pubblica da Buckingham Palace in occasione del giorno del compleanno della regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre. La sovrana, che il 21 aprile avrebbe compiuto 97 anni, è ritratta circondata da due nipoti e 8 bisnipoti. Brava fotografa, certo, ma Kate è ancora più brava a cercare donazioni. Il soft power
della futura regina è talmente forte che hanno dovuto interrompere temporaneamente il flusso di regali alle baby bank, le cosiddette banche per l'infanzia, che si occupano di raccogliere beni di prima necessità da lei presiedute. Dopo la sua ultima visita, gli enti sono stati letteralmente sommersi da vestitini e accessori per i bimbi bisognosi. Bambole gonfiabili con le sembianze di Meghan, Kate e Lady Diana. E questa è la richiesta del momento, stando a quanto dichiarato da Ben Strood, capo di Inferno, il più grande produttore al mondo di bambole in TPE e silicone, note per essere incredibilmente realistiche. Dopo il successo della serie TV The Crown, stiamo ricevendo tantissime richieste di bambole gonfiabili con le sembianze delle tre donne, ma abbiamo deciso di non produrla per non infangare la memoria di Diana. Se fossimo motivati solo dal denaro, non avremmo problemi a creare bambole con le fattezze della Merkel o della Middleton, per capire chi è davvero più popolare tra le due. Il principe William, 40 anni, avrebbe concluso il condizionale d'obbligo in questi casi, un accordo segreto con il magnate dei media Rupert Murdoch, con 92 anni, in forza del quale si dice abbia ricevuto una somma molto importante. Si parla di 1 milione di sterline, oltre 1 milione di euro. Per chiudere il caso delle intercettazioni illecite, questo è ciò che ha svelato il fratello Harry con i documenti presentati in tribunale a Londra, nell'ambito di una propria causa per risarcimento danni nei confronti dell'editore Murdoch. Re caro, si potrà mangiare. Grazie alla dolcissima opera di un gruppo di cioccolatieri e modellisti, un gruppo di pasticceri e modellisti che hanno realizzato la statua del sovrano interamente di cioccolato. Il sovrano diventa commestibile. Il busto del re è stato realizzato con i cioccolatini Celebration, pesa 23 kg. Per la sua creazione sono servite 4 settimane di lavoro. E dal cioccolato passiamo ai Lego. Oltre 1000 ore di lavoro per costruire con 32.000 mattoncini colorati la faccia da Buckingham Palace, il viaggio della Golden State Coach, la carrozza reale dorata lungo il mare, il concerto che si terrà al castello di Windsor, completo di orchestra e famiglia reale seduta nel palco. Insomma, è stata seguita la lunga tradizione di ricreare momenti iconici della storia britannica. Come appunto l'incoronazione sotto forma di Lego. Tutto questo è Legoland Windsor, parco a tema nel Berkshire. Il sovrano ha respinto l'offerta, avanzata nei mesi scorsi dal responsabile dell'aeroporto londinese di Heathrow, di dare il suo nome al Terminal 5. Il motivo? Per adesso si tratterebbe di una celebrazione, non in linea con le sue idee sull'impatto minimo ambientale. Ma in vista dell'incoronazione, l'aeroporto ha commissionato etichette artistiche per valigie in edizione limitata e realizzate su materiali riciclati, che dall'1 al 10 maggio saranno distribuite a tutti i passeggeri in transito dello scalo.